Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Yorokai e da Giovanna d'Arco. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con un mega battaglione contro gli Aserai. Erano in 3000, 2008, quasi 3000, sì. E adesso siamo sia in guerra con gli Aserai, ma anche ancora con l'impero. Quindi io direi di prendermi Hunsfulk, l'ultima città, e poi passare al territorio degli Aserai. Ok, questa ce la suoniamo veloce. Stiamo provando a prendere Danustica. E qualcun altro ci ha dichiarato guerra. Il clan di Lorik. Giovanna, grazie per essere qui. E volevamo chiederti: il clan di Lorik ti ha dichiarato guerra? Il clan di Lorik. Non so chi sia. Ok, una volta presa Hunsfulk, ci occupiamo dei castelli, ma io vorrei se ne occupassero i miei. Ce ne stanno già prendendo uno, sì, lasciamo fare a loro. Io passerei direttamente a Razi e andrei nel territorio Azerai. Vediamo cosa troviamo. Magari se troviamo anche un esercito in giro, lo potremmo assaltare. Nel frattempo la nostra capienza è aumentata a 4,40. E per adesso nessun'ombra di comandanti Aserai, nessuna. Ci avviciniamo alla città. Eccoli. 779. Potremmo 800. Potremmo provare a prenderli, ragazzi. Loro sono molto scarsi rispetto ai nostri. Ragazzi, visto come sono andate le ultime battaglie, io ci provo. Abbiamo uomini molto più forti. Soprattutto la cavalleria. Chi sono io? Sono Giovanna d'Arco e siamo in guerra, arrenditi o muori. No, non sembra sorpreso però. Non ci conosce veramente. Non sa con chi sta parlando. Vabbè. Abbiamo meno cavalieri oggi, ma ci basteranno, ce li faremo bastare. Non avanzano al momento. Io come al solito prendo i miei arcieri e li sposto. Ok, li ho messi tutti davanti, così dovrebbero. Abbiamo più uomini a distanza rispetto a loro, quindi dovremmo fargli alcune kill. E poi diminuite il divario di numeri. Esatto, le stanno facendo. Ma andiamo alla carica. Loro hanno tanta fanteria. E vanno. Ok, stanno dando la carica. Noi ci spostiamo un po'. Facciamo arretrare gli arcieri. E io do la carica. Si va. Ci hanno seccati, raga. Ma il nostro esercito sta menando. Non hanno scampo, troppi cavalieri abbiamo. Ah, Giovanna ha fatto un livellino sulla tattica. Direi di fare questo, non sono chissà che grande aiuto, ma va bene. E adesso io vorrei prendermi razzi con gli uomini che ci restano.
Stanno provando a prendere un castello, ma vabbè. 600. Si stanno accumulando. Sono 600. Mannaggia, non so se si aggiungono anche questi, se ci attaccano, ma vediamo. 800 contro 400. Vabbè, dai, proviamo. Ok. Manderei di nuovo gli arcieri avanti. Vediamo dove sono loro. Lì. E stanno avanzando. Vediamo questo con lo stendardo. Nope. Liscio. Devo stare attento perché comunque stanno avanzando con tutto l'esercito. Forse è meglio che torno indietro. Sì. Ok, i miei stanno iniziando a sfrecciare. Vuol dire che si stanno avvicinando. Esatto. Eccoli. Li vediamo. Stanno venendo tutti all'attacco. Continuo ad ammazzare altri con gli arcieri e poi faccio la carica. Sì, venite, venite, venite. Stanno perdendo un sacco di uomini. Questo perché noi abbiamo più arcieri. Mi perdo una rotta di collo. I miei arcieri sono troppo OP. Vi ricordo che abbiamo tutti i soldati, o quasi tutti, di livello 6. Ecco, loro ora attaccano. E mandiamo tutti. Andiamo a raggiungere la cavalleria e sfondiamo la loro fanteria. Stendardo. Bella. Come vedete, ragazzi, loro combattono con le vesti e con le tuniche, mentre noi abbiamo le armature, tutti i miei soldati che gli permettono di resistere a più colpi prima di perire in battaglia. È rimasto questo stronzetto qui. Andiamo a prendere noi. Dov'è? Vedete, combatte con la tunica. Ha solo le spallucce. Con un colpo noi ora lo... Minchia, se va veloce. Bella. Gli sturgiani ci hanno ridichiarato guerra. Va bene. Siamo in guerra con... più di una fazione, credo. Eh sì, Aserai, Impero e Sturgiani. A posto, allora, il prossimo obiettivo è Ubiar. Andiamo subito. Mi ho fatto un altro livello, finalmente. 5 bonus velocità di movimento nei deserti e tra le dune. Che dove stiamo adesso? Farei questa, infatti. Andiamo qua. 1000 persone. Anche se sarei tentato, sapete? Ma non vorrei che poi mi scappano e resto un goleto. Invece cambiamo città, proviamo ad andare qui. Iachis. 710, già è più fattibile. Si va con l'assalto.
Allora, in campo siamo 250 contro 700, il che non è molto positivo, ma sappiamo che Giovanna quando entra nel castello, in questo caso nella città, fa la differenza, quindi dobbiamo entrare e poi affettare tutti. Questa è presa. Allora, ci stanno provando a riprendere Razir, ma se noi andiamo qui ci prenderanno Iakis, ecco. Perché non abbiamo abbastanza truppe da metterci all'interno. Quindi pazienza, perderemo la città, però gli stiamo infliggendo ingenti perdite, questo è l'importante. Oh cacchio. Io raga non so che cacchio è questa. La coesione con i miei soldati. Quello in rosso, vabbè. Andiamo qui a difendere. Abbiamo 30 uomini dentro. Ok, non attaccano più. Ok ragazzi, qua ci stanno 900 uomini. Potremmo anche quasi farceli, ma questo lo vedremo. Intanto abbiamo, ci stanno attaccando tutti i villaggi. Hanno preso forse anche Razir. L'impero ce l'ha presa addirittura. Wow. Ok, va bene. Dicevo, nel prossimo episodio potremmo provare a sconfiggere 950 uomini con 400 dei miei soldati più forti. Quindi ci vediamo presto. Vi saluto e ciao ciao.